Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video guida su come cambiare la connessione wifi dei nostri droni DJI. Ho deciso di fare questo video perché con l'ultimo aggiornamento che c'è stato del firmware da parte di DJI con il Mavic Air e credo anche con gli altri droni DJI, adesso la connessione in automatico è passata da 2,4 GHz a 5,8. Mi è rimasta sempre in FCC, però essendo passata da 2,4 a 5,8 GHz, diciamo la distanza raggiunta dal Mavic ovviamente è molto minore, quindi dobbiamo solo cambiare la connessione Wi-Fi, quindi farla ritornare a 2,4 GHz, che è una cosa semplicissima, ci vuole pochissimo tempo, però almeno riabbiamo il nostro Mavic che va alle distanze a cui siamo abituati, perché la connessione a 5,8 GHz riesce a trasportare più dati di quella 2,4 GHz, ma è meno potente dal punto di vista della distanza che riesce a raggiungere, mentre quella 2,4 non riesce a portare la stessa quantità di dati di quella 5,8, però va a distanze molto più elevate. Quindi per i droni DJI sicuramente è meglio quella a 2,4 GHz. Adesso guardiamo da vicino come fare questo cambiamento da 5,8 a 2,4 o viceversa se uno vuole fare il passaggio da 2,4 a 5,8. Quindi adesso guardiamo da vicino come fare. Innanzitutto dobbiamo accendere i nostri dispositivi, quindi accendiamo il radiocomando, poi accendiamo il nostro Mavic o lo Spark, quello che è comunque un drone DJI. Una volta ovviamente che si sono connessi, andiamo ad aprire la nostra DJI Go 4, quindi apriamo la nostra applicazione DJI. Ok, l'applicazione si è aperta, ovviamente andiamo nelle impostazioni del wifi, qua mi dice la solita scritta se voglio cambiare la regione, ovviamente schiaccio cancel così rimango in FCC. Ok, poi vado a cliccare sul, diciamo, il menu, quello laterale di tre puntini, clicco sul simbolo del wifi, ovviamente vedete che in questo caso io ho adesso 2,4 GHz. Ok, se volessi cambiare e quindi passare a 5,8 o viceversa, cioè se io adesso avessi avuto qua 5,8 potevo passare a 2,4. Per fare questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cliccare su custom anziché su auto, perché vedete che adesso è sfleggato ovviamente auto. Clicchiamo su custom e ci si apre una nuova lista di canali. Ovviamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare il canale che vogliamo, cioè tipo adesso io ho la frequenza a 2,4, ok? Voglio passare a quella 5,8, cosa devo fare? Vado a cliccare sulle frequenze 5,8, perché vedete che fino alla 11 sono quelle a 2,4, da 149 a 165 sono quelle a 5,8, ok? Se siamo in FCC ovviamente, se no i numeri cambiano, perché in FCC a 2,4 diventa 13 canali e non mi ricordo quella a 5,8 quanto diventa se non è in FCC. Comunque questa procedura è uguale sia che siate in FCC o in CE, cioè la procedura da fare è la stessa. Ovviamente se siete in FCC andrete a distanze più ampie, o se invece siete in CE andrete nelle distanze da CE, cioè scarsissime. Allora, cosa dovete fare? Abbiamo detto, cliccate su custom in alto, selezionate un canale della frequenza che volete andare a mettere. Quindi in questo caso dovrò selezionare uno tra 149 e 165. Faccio 149, vedete, mi dice se voglio accettare il restart del wifi per che siano così che siano attivate le nuove impostazioni. Facciamo ok. Ok, vedete che già è passato su 5,8. Ok, a questo punto sto già andando a 5,8 GHz. Adesso se voglio posso mettere su auto, rimane a 5,8, ma sceglie lui il canale ideale per la frequenza 5,8. La stessa cosa adesso è fare il passaggio, quello che poi è quello più utile, cioè da 5,8 passare a 2,4. Cosa facciamo? Sempre custom, nel caso fossimo in 5,8, vado a scegliere un canale di quelli del 2,4, cioè dall'1 all'11. In questo caso vado a scegliere, che ne so, il 3, che è quello che adesso mi dà il segnale migliore. Vedete, lo scelgo qua in basso, nella lista in basso lo vado a scegliere. Mi dice se voglio attivare questo, per attivare le impostazioni, la solita scritta, ok. E vedete che già è passato a 2,4.
Adesso che è a 2,4, quindi scegli, diciamo, io ho scelto il canale 3, vedete che è evidenziato di blu il canale 3, ok? Poi cosa facciamo a questo punto però? Andiamo a mettere auto, di modo che vada lui a scegliere adesso il canale ideale, cioè quello più stabile per la nostra connessione. Quindi lasciamo in auto. A questo punto però, secondo me, è meglio, se questa, diciamo, operazione la fate appena prima di volare, spegnete il radiocomando, spegnete il drone e riavviate il tutto, così che siete sicuri che la connessione sia ottimale. Vedete che se io adesso vado a cliccare in alto sul simbolo del wifi, sono sempre in 2,4 auto, ho 11 canali in FCC e i canali FCC del 5,8, che però ovviamente io sconsiglio, perché 5,8, secondo me, con i 5,8 il massimo della distanza che si può raggiungere è 450-500 metri in FCC, non di più, perché comunque, e se siete in campo molto libero dove non c'è niente, perché sennò diminuiscono drasticamente, mentre in FCC a 2,4 le conoscete anche voi le distanze che potete raggiungere. Quindi ragazzi, non è che adesso con l'aggiornamento dell'ultimo firmware, cioè quello di maggio, non si può più volare in FCC, è che fa in automatico questo passaggio a 5,8 anche se siete in FCC 5,8, ma è una connessione più scarsa dal punto di vista della distanza, quindi dovete fare questo cambiamento. Non so come mai DJI abbia fatto questa operazione di attivare in automatico il 5,8, non ne ho idea, anche perché comunque l'applicazione DJI Go permette il passaggio a 2,4, quindi non vedo questo motivo, non so. Quindi, comunque avete visto che è semplice rifare il passaggio all'indietro. Tanti magari sono convinti che non raggiungono più le distanze di prima perché non sono più in FCC dopo l'aggiornamento, non è vero, siete ancora in FCC, il problema è questo, che siete in 5,8 GHz ed è molto molto più scarsa la connessione a livello di distanza. Quindi ragazzi, spero che questa guida vi sia piaciuta, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!